Buongiorno e buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Asbrald, eccoci qui con la dodicesima puntata, o il dodicesimo episodio, come preferite, della carriera allenatore su FIFA 18 con il nostro Benevento. Oggi andremo a fare, come detto, le ultime partite di dicembre, proviamo a farne 4, vediamo se non si interrompe la registrazione come l'altra volta, veramente, mi dispiace che si sia interrotta. Però purtroppo non me ne sono accorto. Vabbè, comunque, dal calendario vediamo che abbiamo la partita con l'Udinese in Coppa Italia, quindi magari faremo un po' di turnover, metteremo qualche giocatore che non gioca molto spesso, poi affronteremo la SPAL, il Genoa e il Chievo Verona. Dopodiché inizierà il calciomercato che vedremo nella prossima puntata, almeno vediamo. Proviamo a fare 4 partite se ci riesco. Al massimo ne facciamo 3, come al nostro solito. Quindi andiamo ad affrontare l'Udinese in Coppa Italia. Ci vediamo in partita. Eccoci qua, ancora contro l'Udinese, che abbiamo battuto nell'ultima partita 2-0. E praticamente non ci sono quasi i titolari. Adesso vi faccio vedere la mia formazione. Questa è la formazione dell'Udinese. Loro giocano come hanno giocato in campionato, più o meno. Hanno Mallet come esterno destro, che è molto forte, cresce molto bene. Abbiamo in porta Belec, o Belec, 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 Lazar, Gimsiti, Gravion, Venuti, Cataldi, Viola, Duarte, D'Alessandro, Iemmelo, Ajapong. Praticamente quasi nessun titolare, a parte Cataldi, Lazar, Iemmelo, però gli altri, vabbè, sono della panchina. E cominciamo questa partita, vai. Bravissimo Viola, bravo D'Alessandro che si allunga il pallone, si invola sulla fascia. Ancora D'Alessandro, dentro per Ajapong. Mamma mia, che anticipo. Bravo Iemmelo, sì Ajapong, dai, fai una cosa buona nella tua vita. Mettila dentro, mamma mia. Cataldi. E finisce qua, primo tempo, non so se avrete visto qualche azione, forse un paio, perché niente, non c'è stato proprio niente. Giustamente siamo con le riserve. Anche perché i titolari sono molto stanchi. Vedete Cataldi, lui è l'unico che ha giocato l'ultima partita, gli altri sono tutti così. Andiamo dentro col secondo tempo e vediamo di non andare ai supplementari, perché sennò siamo rovinati, ci stancheremo troppo. Bravo Lombardi, ancora Lombardi, però in mezzo non c'è nessuno. Arrivano adesso, Duarte di testa, scuffetto. Siamo poco cattivi. Ma poco davvero. Bravo Lombardi. Vai Lombardi. Vai Lombardi. Mamma mia, cosa ha preso. Niente, oggi non entra. Mancano 5 minuti. Rischiamo veramente di andare supplementari o di perderla. Non so cosa sia peggio. Attenzione, Duarte. Duarte, può farlo lui. Duarte! Duarte! A 3 minuti dalla fine. Avevo appena detto, rischiamo di andare supplementari o di perderla. E non so cosa sia peggio delle due, perché i supplementari ci stancano. Perderla, usciamo dalla coppa. Duarte, signori, con l'ultimo barlume di energia che aveva in corpo, perché era stanchissimo, morto praticamente. E adesso ultra difensiva e andiamo a chiudere questa qualificazione per il turno successivo di Coppa Italia. E finisce qui. Battiamo ancora una volta l'Udinese con un gol bello, molto bello, un bel diagonale rasoterra,
di Duarte, il nostro giovane trequartista, e andiamo avanti in Coppa Italia. Udinese 0 tiri in porta, noi 4, però non molto belli, diciamo, sono stati colpi di testa in braccio al portiere. Va bene così, però. Andiamo dentro con la seconda partita. Eccoci qua al Ciro Vigorito per Benevento Spal. Giochiamo con i titolari, ovviamente. Sono belli riposati. C'è Cataldi ancora, che è l'unico centrocampo. Dovremmo acquistare un centrocampista di livello, però è molto difficile perché non abbiamo soldi, veramente. Dovremmo scambiarlo con a Japon. Comunque, dai, vediamo di portare a casa questa partita. Per Cutrone. Ancora per Memusciai. Memusciai la incrocia a palo. Ciciretti. Amato Ciciretti, signori, dopo un palo di Memusciai che ha fatto un inserimento di quelli, ma veramente, che piacciono a me. Ormai avrete la nausea a sentirmelo dire, ma questi inserimenti, rivediamo, guarda lì che spettacolo, si porta avanti il pallone, incrocia benissimo, talmente bene che prende il palo. Ciciretti a due passi, non può sbagliare. 1-0 per il Benevento contro la Spal. E bene così. Comunque non sono Barbara D'Urso, ormai l'avete capito, però. La finestra aperta, va bene, non ci interessa. Amato Ciciretti ci porta in vantaggio e questo è quello che importa. Bravo ancora Ciciretti. Ancora lui si ferma. Niente. Cipsa, ecco. Cipsa non sarà un fenomeno, però per come gioco io riesco a usarlo bene, quindi è una bella, è un bel giocatore per come gioco io. Magari altri non si troverebbero bene. Tutta una questione soggettiva. Ciciretti intanto, Cutrone per Iemmello, che è ancora infortunato. Calabria dentro per Cutrone. I ferraresi si chiudono molto bene dopo aver preso il gol. Barbosa. Ma sarà Barbosa quello dell'Inter? No, non credo. Attenzione, attenzione qui Paloschi. Schiatta. No, ragazzi, ha segnato Schiattarella, ha segnato. Come abbiamo fatto a prendere questo gol? No, 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 Cataldi si è fermato. Cataldi si è fermato. È troppo stanco. Niente, tutto da rifare, 1-1, Schiattarella. Va bene tutto, però se segna Schiattarella. Attenzione, attenzione a Schiattarella, mamma mia, è incredibile. Niente, Iemmello non ce la fa. Mettiamo Parigini. Per forza. Parigini tocca il suo primo pallone, lo fa benissimo. Si ferma Parigini, la mette dentro per Ciciretti. Ma è stato anticipato la parata Marchegiani? Non ho capito cos'è successo. E non ce lo fanno rivedere, giustamente. Comunque, calcio d'angolo, quindi c'è stato un miracolo. Costa di testa Marchegiani. Prende sicuro il passaggio. Finisce qui il primo tempo 1-1. Noi abbiamo segnato anche molto presto. Il problema è che poi ci siamo un po' persi, diciamo, un po' come la Juve quando segna subito, che poi va dietro, basta, si perde, viene dominata dagli avversari. Io farei uscire Cataldi perché veramente è stanchissimo. Ok, comincia il secondo tempo. Siamo passati a un 4-4-1-1. Ho messo D'Alessandro al posto di Cataldi, che era stanchissimo. Quindi abbiamo due esterni. A Japong, no, come si chiama lui? Parigini e D'Alessandro. A supporto di Cutrone come punta. E attenzione che qua prendiamo gol da Barbosa.
2-1. Niente, non riuscivo a parlare, non riuscivo a dire quello che volevo dire. E quindi mi sono distratto e abbiamo preso gol. Comunque dietro la punta Cutrone c'è Ciciretti come COC, giustamente, trequartista. Andiamo a riprenderci sta partita. Mettiamo in offensiva. E basta. Bravo Mengusciai per D'Alessandro che controlla benissimo questo pallone, la mette dentro per Cutrone. Vicari anticipa, fa un anticipo spettacolare. Attenzione Paloschi, qua rischiamo di perderla veramente e anche male questa partita. Bravo Cipsa, bravissimo Cutrone. Ciciretti viene anticipato clamorosamente. Bravo D'Alessandro che rientra anche in difesa. Dopo il nostro gol abbiamo sbagliato tutto. Non abbiamo più fatto niente di buono. Ciciretti, forse lui fa qualcosa di buono. Salamon ha fatto... Mamma mia, non sa neanche lui come l'ha presa forse. Attenzione al corner, ma niente di fatto. Niente di fatto, la prendono sempre loro. Ecco qua, stava partendo il contropiede, fischia alla fine. Tanto non avremmo mai segnato in vita nostra. Finisce qui 1-2. Andiamo a perdere in casa contro la Spal. Dopo che abbiamo battuto la Juve, abbiamo battuto l'Inter, abbiamo battuto squadre, la Lazio. Allora, fino al nostro gol siamo andati molto bene. La Spal ha fatto 3 tiri in porta, 2 gol. Noi 4 tiri, 1 gol. Va bene, andiamo alla prossima. Eccoci qua allo stadio Luigi Ferraris per Genoa Benevento. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare quest'oggi. Dobbiamo riscattare assolutamente la prestazione brutta, scialba, contro la Spal. Ci proveremo proprio contro il Genoa. D'Alessandro. Comunque a Genova c'è sempre un tempo incredibile. D'Alessandro dentro. Cioè, praticamente c'è la neve e noi siamo con le maglie bianche. Bella cosa. Molto intelligenti. Non avevo visto che c'era neve. Sennò avrei messo le maglie diverse. Raja Pong, ancora per Cutrone. No, D'Alessandro! Che inserimento, Perin. Attenzione al corner, niente da fare. A Giappone per Mengusciai. A Giappone Cataldi. Cataldi che cosa sta facendo? Ha cominciato a giocare male da un paio di partite. Niente, non gira più Cataldi. Bravo Cutrone che recupera sempre palloni molto importanti. Cutrone ci prova da fuori. Perin. È un tiro telefonato. Attenzione, Luis Alberto. Mamma mia, Brignoli. Ci salva ancora una volta. Calabria. Cipsa. Cutrone. D'Alessandro. Cipsa. Cutrone. Mamma mia, Izzo. Che cosa? Izzo ha fatto un'azione difensiva incredibile. Che Cutrone aveva già tirato praticamente. Izzo l'ha anticipato. A Japong. Dentro per D'Alessandro, ci prova ancora Izzo. Izzo come Cannavaro. Cannavaro dei mondiali, eh. Finisce qui il primo tempo. Anche qui, mamma mia, brutta prestazione per noi. Abbiamo rischiato di segnare.
con Cutrone, ma Izzo ha fatto un'azione difensiva incredibile. Vediamo di sistemarla questa partita, perché tutto pronto, non vorrei perderla. Inizio, seconda metà di gara. Certo, stiamo pareggiando, però se continuiamo così finisce come la spalla. Attenzione la Padula, mai stato così forte in vita sua la Padula. Bravissimo D'Alessandro, ancora ci sa D'Alessandro, la mette dentro per Cutrone. Cutrone, signori, che azione di contropiede D'Alessandro, sempre uno dei migliori insieme a Cipsa e Cutrone. Cutrone, D'Alessandro ha dato un pallone bellissimo, Cutrone lo ha controllato benissimo e poi ha tirato come lui sa fare. 11° gol in campionato e siamo andati in vantaggio, meno male. Vediamo adesso di non sprecare questo nostro vantaggio come abbiamo fatto contro la Spagna. Cominciamo a non perdere palla così. Quel palo lì, mamma mia, Munshai dentro. Calcio di rigore, calcio di rigore, forse fallo di mano di Izzo, che dopo aver fatto due miracoli nel primo tempo, forse, anzi senza forse, ha fatto una stupidata in area di rigore. Vediamo che cosa è successo, sono curioso di vedere e non ce lo fa rivedere ancora una volta. Bellissimo Cutrone, vediamo di non sbagliarlo questa volta il rigore, eh. Che cosa ha fatto? Cioè, avete visto la freccetta che era a metà? E avevo caricato anche poco. È assurdo. Come ha fatto a tirare un rigore così? Fisicamente non è possibile. Cosa ha fatto? No, vabbè, ma puoi saltare così? Ma dai, ecco perché abbiamo sbagliato il rigore. Sì, Brignoli! Cioè, quando me li parano, il loro portiere la respinge sempre dall'altra parte del mondo e io non la prendo mai. Quando io li paro, guarda lì, me l'ha messa lì. Toh, scusami se ti ho parato il rigore, praticamente, gli ha detto. Ecco perché abbiamo sbagliato il nostro rigore, perché il Genoa doveva pareggiare in modo assurdo. No, ma FIFA non è scriptato, attenzione. Vabbè, io sono scarso a FIFA, non sto dicendo che sono un fenomeno e è tutta colpa di FIFA, però queste cose, cioè, l'avete visto anche voi, tanto D'Alessandro che cosa fa. D'Alessandro è un fenomeno. Dai Cutrone, cioè, ditemi voi, un rigore che io tiro quasi centrale, lui me lo spara dall'altra parte, questo qui tira il rigore, io glielo paro e gliela do in braccio, cioè. Dai. Comunque vediamo di non perderla almeno, perché se è così veramente. Ma guarda il... Niente, io chiedo di fare un passaggio a un giocatore e lui lo passa a un altro che non è libero, ovviamente. Comunque siamo nel recupero. Alessandro, dai, dai, niente, perdiamo palla così, ci dimentichiamo del pallone, fischia falli che non... Che brutta partita, veramente, ma brutta brutta. Adesso noi prendiamo palla e l'arbitro fischia, guarda. Forse no, forse no. Dai, Lazar! Traversa!
dai, non è possibile. Prendere una traversa così non è possibile. Ho caricato anche poco per essere sicuro di centrare la porta. Niente, finisce 1-1. Una partita senza senso. Secondo me questa partita non ha senso. Va bene. Sembrava un po' il palo di ieri sera di Immobile, mamma mia, al 94esimo. Che palo che ha preso Immobile ieri sera. Incredibile. Va bene. Va bene. Abbiamo preso anche un altro palo con Cataldi, è vero. Me ne ero dimenticato. Niente, non facciamo la partita col Chievo perché oggi è andata così. E abbiamo fatto una vittoria, una sconfitta e un pareggio. Sconfitta e pareggio che non ci stanno proprio, assolutamente. Comunque, andiamo a vedere i nostri prossimi impegni. Prossimo episodio faremo la partita in campionato col Chievo. Poi inizierà il calciomercato, quindi faremo... se faremo qualche trattativa, allora faremo solo la partita con la Chievo e poi Sampdoria. Altrimenti, se non ci sarà nessuna trattativa perché non abbiamo soldi, non riusciamo a far niente, faremo anche quella contro l'Inter in Coppa Italia. Io, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like, lasciate un commento, condividete il video e ci vediamo a una prossima puntata, un prossimo episodio di FIFA 18 con la carriera allenatore con il nostro Benevento. Un saluto a tutti da Asbrand. We'll be right back.